ci siamo già riconvocati entro la fine di giugno. Abbiamo parlato di codice degli appalti, di sicurezza sul lavoro, di cantieri trasparenti, veloci, della creazione di posti di lavoro, e quindi ci troveremo, perché entrata in vigore il codice degli appalti a luglio sia accompagnata, spiegata, sia positiva. Convocheremo dei tavoli tematici sulla sicurezza sul lavoro, con dei protocolli, porti, aeroporti, edilizia, operai al lavoro sui cantieri che stiamo sbloccando in tutta Italia, sommando gli interventi già in corso, gli interventi che partiranno in quest'anno e le manutenzioni in corso in quest'anno fra ferrovie e strade, siamo quasi a 50 miliardi di euro di lavori pubblici durante il 2023, che è una mole incredibile di cui vado orgoglioso, perché anche creazione di lavoro. Abbiamo affrontato un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello dell'edilizia, affitto, studenti, impiegati, operai. Ci sarà una direzione ad hoc al Ministero riservata solo all'edilizia. Se arriveranno altri fondi del PNRR sapremo come investirli, soprattutto in edilizia sociale e contro la dispersione idrica, e sono ben disponibile, come richiesto ai sindacati, a ritrovarci anche per eventuali aggiornamenti sul PNRR. Abbiamo parlato del settore dell'auto, io ribadisco il fatto che l'elettrico può essere una parte ma non il tutto, e quindi non è entrata in realtà tecnologica per non mettere fuori mercato aziende, imprese e lavoratori è fondamentale. Mi è stata chiesta la trasparenza dei cantieri PNRR, in stazioni, ferrovie, ovunque si stia lavorando benissimo, quindi fine lavori e posti di lavoro creati. Poi mi ha parlato del ponte sullo stretto, lascerò a loro le diverse visioni, perché ci sono diverse visioni. Ritengo che sia un'opera fondamentale che non solo Sicilia e Calabria, ma tutta Italia e tutta Europa aspettano da 50 anni, che sia il completamento di un quadro che ci vede investire quasi 30 miliardi di euro tra strade e ferrovie, tra Sicilia e Calabria nei prossimi anni. Se tutto va come previsto, il ponte sarà transitabile nel 2032 e coinciderà con il completamento dei lavori sulla 106 in Calabria, dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e del potenziamento di strade e ferrovie fra Palermo, Catania e Messina. Quindi abbiamo un'idea complessiva di sviluppo del paese che ha i lavoratori e le aziende al centro, la sicurezza del lavoro è una priorità. Sono convinto che, pur facendo salve e viva la democrazia, le diversità di vedute su alcuni fronti, gli interlocutori che ho avuto il piacere di avere oggi al tavolo hanno l'interesse, che è il mio, di aiutare il Paese a crescere, a investire in sicurezza, in modernità, in sostenibilità, in efficienza. I gasificatori di Gioia Tauro è una risorsa per il Paese, addirittura per l'Europa. Abbiamo visto come la disponibilità di infrastrutture nell'ambito energetico flessibili è fondamentale. È importante avere Gioia Tauro, è un polo logistico molto accessibile, il primo porto che si incontra venendo dal canale di Suez. E quindi, se il governo crederà come noi in queste infrastrutture e metterà appunto una tariffa sopra l'infrastruttura, ovviamente noi saremo interessati a realizzarlo, ovviamente creando e trovando partner. Ma ci sono novità? Ci sono stati dei progressi con questo governo? Ma riteniamo che il piano Mattei che il governo ha annunciato dovrebbe essere emesso entro l'estate, e quello sarà un momento di verifica per vedere appunto la fattibilità del progetto. Egea è una piccola multi-utility, come dice il nome stesso, fa una quantità di business diverse, tutti regolati diversi, tutti con contratti diversi, economics diversi, e quindi la due diligence è sicuramente più lunga e complessa. Quindi, come avete letto, abbiamo chiesto una proroga perché non eravamo ancora in grado di poter formulare un'offerta. A questo punto Egea, ritengo correttamente, ha detto: guardate, noi a questo punto abbiamo bisogno di poter comunque aprire il fronte competitivo, perché abbiamo bisogno di capire se è individuabile un partner in tempi relativamente brevi, e quindi hanno annunciato l'apertura di un beauty contest a cui
è realistico che partecipino quantomeno a due Airen, che dovrebbe chiudersi intorno a metà di giugno. A quel punto vediamo, nel senso che a quel punto sarà, direi, sicuramente completata la due diligence e quindi saremo in grado di fare delle valutazioni che oggi sinceramente non siamo in grado di fare. Allora, ne parlerete immagino anche nel consiglio di domani? Sì, ne parleremo nel consiglio di domani, nel senso che essendo ovviamente già un'operazione importante, in tutti gli ultimi consigli di A2A abbiamo sempre dato costantemente un aggiornamento dello stato dell'arte e di come stava proseguendo la due diligence. Il sistema paese, ma il sistema mondo, si sta orientando una sensibilità, mi auguro, definitiva, anche in prospettiva, sul rispetto dell'ambiente, ed è evidente che il consumo di territorio va esattamente nella direzione opposta. Il PNRR ci ha purtroppo obbligato al 50% di nuove edificazioni in ambito sportivo, questo bando dell'Istituto per il Credito Sportivo in collaborazione con l'ANCI, Sport Missione Comune, invece si rivolge principalmente alla riqualificazione dell'esistente. Abbiamo quattro temi da servire al meglio, che sono la messa in sicurezza, l'intelligenza tecnologica, l'educazione in qualche maniera dal punto di vista energetico e ambientale, e l'inclusività dal punto di vista delle barriere architettoniche che vanno abbattute per ogni tipo di disabilità. Coerentemente, ormai siamo all'ottavo anno di questo bando, il governo ha dato una spinta significativa con 40 milioni di euro di contributi in conti interessi, che oggi sono ancora più importanti con la curva dei tassi di interesse che cresce, e quindi per le amministrazioni avere un sollievo che consente di avere finanziamenti a 20 anni a tasso zero penso che sia determinante. Mi auguro che ci sia la capacità di generare progetti. Da questo punto di vista il gioco di squadra tra ICS, ANCI e Sport e Salute può essere molto importante. Sport e Salute è la struttura del governo che si occupa anche di sviluppo di progetti infrastrutturali oltre che di stazioni appaltanti. Quindi io credo che questa collaborazione insieme alla pianificazione è necessaria per capire appunto che cosa bisogna effettivamente fare. Con la ripetitività di questo bando possono comunque raggiungere l'obiettivo del miglioramento dei nostri 80.000 impianti in tutta Italia. Ministro, dopo quello che è successo nel weekend, insomma, con Igori, con Vlahovic, cosa si aspetta? Cosa si aspetta dal calcio italiano, che stasera torna protagonista sul campo però con il derby di Champions? Mi auguro che dal punto di vista dei comportamenti e dei linguaggi di tutti gli attori in campo, e tra questi anche il pubblico, quindi non soltanto calciatori, dirigenti, allenatori, ma anche il pubblico, si riesca a essere all'altezza dello spettacolo e dell'obiettivo che fin qui è stato raggiunto, ovvero 5 squadre in semifinale nelle 3 competizioni e 2 addirittura in Champions League. Bisogna trovare delle coerenze tra la parte competitiva sportiva e i comportamenti anche gestionali di tutti gli attori. Triplica il numero delle cantine italiane con un'offerta di servizi per i viaggiatori eno appassionati sempre più ricca e diversificata. È quanto emerge da un'indagine realizzata da Nomisma e Wine Monitor. La tipologia di cantina turistica più diffusa in Italia è quella piccola e familiare, che interessa il 39% del totale e che appare particolarmente presente in Campania, Puglia e Umbria. Seguono quelle con rilevanza storica o architettonica, che hanno una diffusione più alta in Veneto e in Piemonte. Le imprese con marchio famoso storico sono il 12% del totale e sono particolarmente diffuse in Veneto e Sicilia. Piemonte, Toscana, Friuli e Sicilia si caratterizzano per imprese del vino con particolari bellezze paesaggistiche. Nel complesso aumentano e si evolvono, rispetto al passato, le esperienze offerte in cantina, che coinvolgono il benessere e il relax dei visitatori, con una maggiore dotazione di aree verdi, la ristorazione, con proposte di pranzo e degustazioni, gli aspetti culturali, lo sport. Le cantine offrono anche attività legate al benessere, alla ristorazione, ai corsi di cucina, allo sport e all'organizzazione di visite ai luoghi limitrofi o collegamento a eventi culturali. Il rapporto evidenzia gli ambiti in cui i comuni possono migliorare per favorire l'enoturismo: potenziamento degli uffici di informazione turistica e loro apertura nei giorni festivi, sostegno alla formazione del personale anche per gli uffici pubblici in materia enoturistica, dotazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, maggiore condivisione delle collaborazioni e fare sempre più rete. Il
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio, è stata inaugurata a New York, nel Palazzo delle Nazioni Unite, una mostra sulle attività di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale dell'Arma dei Carabinieri. A organizzare l'evento è il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, con il coordinamento della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e in collaborazione con l'Aeronautica Militare, Leonardo e Telespazio. L'esposizione ha l'obiettivo di far conoscere le attività dell'Arma nella protezione e conservazione della biodiversità. Il generale Antonio Pietro Marzo. Siamo in una sede prestigiosa dell'ONU per rappresentare il nostro paese, l'Italia, per rappresentare un'istituzione che è l'Arma dei Carabinieri, che col suo comparto di specialità si occupa di ambiente, si occupa di crimini ambientali, ma si occupa anche di cultura della conservazione e della protezione dei nostri habitat e delle bellezze del nostro paese. L'impegno corale di tutta l'istituzione, compreso anche questo comparto di specialità, è il risultato anche di questa mostra, dove abbiamo la perizia dei nostri operai che hanno realizzato l'opera, la rappresentazione visiva di quelle che sono le bellezze e la biodiversità del nostro paese e l'attività di polizia e di cura e di sicurezza e di prossimità che i nostri carabinieri svolgono ogni giorno nel nostro paese. Attraverso un viaggio ideale negli ambienti naturali italiani, la mostra fa conoscere i segreti più remoti e apprezzare l'impegno e le competenze messe in campo a difesa dei tesori naturali del bel paese. L'idea è quella di condurre il visitatore all'interno di un bosco ideale e all'enorme ricchezza della biodiversità italiana. A marzo l'indice del disagio sociale di Confcommercio si è attestato su un valore stimato di 16,6, in significativa riduzione rispetto al mese precedente. Il dato riflette quasi esclusivamente il deciso rallentamento del tasso di variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto. A marzo il mercato del lavoro ha continuato a mostrare moderati elementi di vivacità in linea con la ripresa dell'attività economica. Il numero di occupati è aumentato di 22.000 unità sul mese precedente e le persone in cerca di lavoro sono diminuite nella stessa misura. Nello stesso periodo il numero di persone inattive è risultato invariato. Queste dinamiche hanno portato il tasso di disoccupazione ufficiale al 7,8%. Nello stesso mese le ore autorizzate di cassa integrazione sono state di poco superiori ai 42 milioni, a cui si sommano quasi 1,4 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. A marzo 2023 i prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto hanno mostrato un aumento su base annua del 7,6%, in rallentamento rispetto al mese precedente. Le prime stime di aprile segnano però una ripresa del tasso di crescita dei prezzi per questa tipologia di beni e servizi. Il mercato dei veicoli industriali registra ad aprile una crescita del 2,7% rispetto allo scorso anno, con 1.972 unità immatricolate contro le 1.920 del 2022. Nei primi quattro mesi del 2023 le immatricolazioni hanno raggiunto la quota di 9.347 veicoli, superando di oltre 750 unità quelle registrate nello stesso periodo del 2022, più 8,8%. È quanto emerge da una stima del Centro Studi e Statistiche UNRAE effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra i segmenti del mercato si mostrano in crescita le fasce di veicoli pesanti, massa uguale o superiore a 16 tonnellate, e medio-leggeri, entrambe a più 4,5% rispetto al 2022. Chiudono invece in negativo i mezzi leggeri sotto le 6 tonnellate. Relativamente alle motorizzazioni, crollano i mezzi alimentati a gas naturale liquefatto, meno 76,4% sui 4 mesi 2022, mentre crescono i veicoli full electric. Buongiorno, benvenuti. Ringraziamo Rai Cultura per questo breve filmato celebrativo che uscirà in 8 puntate su Rai Play nei prossimi mesi. È un video che in generale è molto bello da vedere, farne parte, insomma, così così. Benvenuti a tutti e a tutte. Grazie Presidente, come ogni giorno, a nome di tutti gli italiani.
sempre una grande emozione essere qui in questa modesta magione, ampio cortile, molto luminoso, discreta armocromia, libero tra 5 anni. Presidente, lei, libero tra 5 anni. Mancano 5 anni, quasi 6. 8 anni, 6 governi, 5 presidenti del Consiglio, 180 giri di consultazioni e una sola espressione, quella, bravo. La tenga. Come sta? Come sta? Tutto bene? Perché lei ha un calendario, fa più giri dei Maneskin. Allora, sabato era a Londra per l'incoronazione di Re Carlo, che tra l'altro è un ottimo spot per la nostra Repubblica. L'altro ieri Gianni Morandi al Senato, oggi qui con me una discesa inarrestabile, guardi. Di questo passo domani pomeriggio mi inaugura una bocciofila alla Dispoli con Mastrota. No, guardi, si tenga pronto perché stasera mi partite in Norvegia, vedrà un altro re, leggo proprio nei suoi occhi lo sfrenato entusiasmo di chi si appresta a mangiare a ring per 3 giorni. Ecco, magari potete parlare del fatto che all'Eurovision Song Contest la cantante in gara per la Norvegia è italiana. Le do così uno spunto di conversazione col re, che non saprei cosa dire a un re. Comunque, bello ritrovarla. Dopo questi 2 anni, nuovo incarico che lei ha accettato veramente con grandissimo entusiasmo. Quando l'hanno rieletta, meno male aveva la mascherina, non si è visto cosa ha detto sotto. Pensi oggi lei poteva essere un uomo libero, cioè un pensionato come tutti, quello che aveva meritato. Poteva essere a riposare, a giocare a bocce, a guardare i cantieri come tutti i pensionati, con le mani dietro la schiena, commentando anche il ritardo nelle consegne, scuotendo il capo, proprio il capo dello Stato appunto. Lei si era anche portato avanti col PNNR, cioè era per avere un sacco di cantieri da osservare, da vigilare, invece niente. Niente, ancora qui al lavoro, per noi, con poco tempo per svagarsi, e invece che andare al cinema è stato costretto a farlo venire tutto qua. Sento una grande responsabilità, è un film veramente importantissimo. Per la prima volta che lavoravo con Bellocchio, per me è un sogno stare qua, anche certo in una competizione, quindi sono abbastanza nervosa, però anche molto felice, perché questo film lo meritava, e in questo luogo mi sembra il luogo più giusto, adatto per il tema che ha affrontato il film Esterno Notte. Da una parte dico che è sempre come la prima volta, invece dall'altra poi alla fine no, è per fortuna, nel senso che dopo un po' di anni ti si rende conto di far parte di un contesto, di un'industria, insomma, che almeno per me è stata un sogno per molti anni, e quindi essere qui è sempre un motivo di emozione, che però cambia durante gli anni. Questo. Dopo tanto tempo torno a lavorare con Luca, è un film che parla di amicizia, di empatia, di montagne, tutte cose che mi interessano, che mi piacciono, e che in qualche modo, secondo me, abbiamo trovato un modo nostro di raccontare, anche andando ad attingere alla nostra amicizia, all'affetto vero tra me e Luca. E quindi è stato, sì, è stato fare un film, quindi lavoro, ma anche una cosa molto connessa con l'essere umano, con le conoscenze e con gli altri. Come vedi il cinema italiano? Mattarella ha fatto un appello anche a non avere paura. Lo vedo bene, lo vedo bene. Piano piano, oggi ho visto il Cinetel e ho visto che c'erano tutti più, quindi evidentemente i segnali sono buoni. Torna in sala. Sì, speriamo. Il nome di questo premio che oggi ci vede qui radunati è già un implicito riconoscimento che quella delle arti è una vasta, anzi direi un'antichissima famiglia, in cui il cinema è entrato poco meno di un secolo e mezzo fa, dove vige la regola della solidarietà reciproca. Il Davide di Donatello è, come sapete, un'opera d'arte che ha quasi 600 anni di vita e si rifà peraltro ad un eroe della Bibbia, di gran lunga precedente, che incarna la vittoria miracolosa dei piccoli inermi contro i grandi in armi, quasi una rovesciata della storia, ma insieme anche autori di poetici versi religiosi chiamati salmi. Dunque vedete che nel David cinematografico sono già esplicitamente intrecciate l'arte scultorea e l'arte letteraria. E se pensiamo alle antiche arti della musica e della pittura, l'intreccio si fa ancora più voluminoso. Questa premessa per dire che far parte di una così nobile famiglia è un onore, di sicuro, che deve riempire di orgoglio chi, come voi, ne è membro, ma porta con sé anche degli oneri, cioè dei compiti. Che lo vogliate o no, che ne siate consapevoli o meno, voi con la vostra attività cooperate alla costruzione di un'autocoscienza diffusa che vada al gusto delle cose ben fatte e all'impegno nel lavoro comune,
perché i film, come sapete, sono frutto di una collaborazione di tanti. Per salire a livelli più alti con le vostre opere, infatti, vi fate alfieri di valori che siano contenuti nel sollievo dell'intrattenimento, nella denuncia di drammi sociali o magari in un particolare racconto della politica. Infine, ma non è un dettaglio di poco conto, voi siete un biglietto da visita della nostra nazione. Lo testimonia la storia del nostro cinema e dei riconoscimenti ottenuti nel mondo.